nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà. Bentrovati in Correre per Sport, un programma ideato dalla Lega Atletica Wisp. Alberico, buonasera. Caro capitano, buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Bentrovato, la bella stagione è arrivata e pertanto adesso si può correre veramente alla grande. Oggi registriamo in anticipo perché ovviamente... Per le temperature alte ci siamo anche scravattati tutti. anche se va in onda il 25 come tutti sapete, ma viene registrato un giorno in anticipo, anche perché se no non potevamo avere come ospite Franco Schiazza, che è in partenza per campionato italiano Wisp Alberico, 50 km. Sì, dei tapascioli però. Devi cominciare a stare attento. Assolutamente sì, ma l'anno prossimo forse lo porteremo in Abruzzo un campionato italiano Wisp. Chissà, sul Gran Sasso. Penso proprio di sì. Che lui è organizzatore. Speriamo che ce la facciamo, dai. 50 chilometri di Romagna, oggi per chi ci ascolta ovviamente, Franco sarà presente, secondo me allora proprio per carpire qualche... Andrà a sondare il terreno. A sondare il terreno, è qui per parlare della 21ª edizione, la scarpinata delle Abbazie, che ci sarà... Domenica pomeriggio. Il 29 aprile 2018. Questa volta, attenzione, lo ridico di nuovo, non c'è la mattina perché c'è un matrimonio nell'abbazia, quindi e siamo tutti contenti che non c'è la mattina. Viene tutto spostato il pomeriggio. Molti di noi non potevamo essere. Con partenza, insomma, alle 16:30. Accanto vediamo una penna, e se la penna non posso che essere la penna degli alpini, perché voi siete sempre vicini a questa manifestazione. Ben arrivato a Paolo Manchina. Manchina. Buonasera, ben arrivato. Buonasera a voi. Dicevo, da sempre ormai siete... Ma da quando il gruppo Alpini si è creato a Santa Maria Rabona, diciamo, poi si è affiancata anche la Marathon Club, si è affiancata. Abbiamo molti soci che si interscambiano tra le due associazioni, quindi... La collaborazione. Poi il vostro è un gruppo... È abbastanza numeroso, abbiamo più di 150 iscritti, siamo un gruppo in crescita, ci occupiamo anche di protezione civile nell'ambito sia del territorio della regione che anche fuori regione, e allo stesso tempo però il nostro... Chissà quale fascino ha quella penna, perché poi ne parleremo. Andiamo avanti con il presentare un ultramaratoneta, Alberico, che è in preparazione. Un signor ultramaratoneta. Che è in preparazione, non sappiamo di quale pazzia, poi ce lo faremo dire da lui. Marcello, maestro di casa, buonasera. Buonasera, buonasera. Bentornato a voi. Più che grazie. Che ormai tu sei sempre presente. È in preparazione della prossima gara, che ci sarà proprio domenica? Quindi sabato. Sabato, sì. Da Milano-Sanremo, Alberico, c'è certo. Quanto sono? 280 km? 295. Vabbè, ma avremo tempo anche per raccontare le sue ultime ultramaratone, che sono sempre su questi chilometraggi. Domenica scorsa è stata a fare una piccola garetta di 125 km a Bologna-Firenze, pertanto... Valerio Tardivo, ascoltando quello che fanno gli altri, gli vengono i brividi, scommetto, Sì, è un chilometraggio che adesso non me la sento, è un chilometraggio davvero alto. Quindi. Responsabile, Valerio, di un corso di atletica che si fa in una cittadina dove sono nati, da iniziare da Alberico, fior di campioni. A Fara San Martino ci sarà un corso di atletica che riguarda i bambini nati dal 2012 in poi, ed è un corso che parte dal 4 maggio
finirà il 31 di agosto. Volevo chiarire che sì. Valerio ci fa una grande gentilezza, perché sì, è venuto sì. l'altra volta a parlare della passeggiata di Atri ed è stato talmente chiaro che quando oggi il presidente del gruppo podistico La Sorgente mi ha detto di non poter venire, ho pensato sì, sì, proprio sono... a Valerio per presentare. È stato delegato. È stato delegato, è stato al posto delegato. Di un altro campione di Para, quindi di Giovan Angelo. Quindi. Tanti anni fa succedeva nella politica che gli oratori venivano scambiati, venivano prestati per... e lui viene... Lo stiamo formando, lo stiamo formando. Beh, anche perché tu gli stai dietro, sto ragazzo che sta crescendo sempre più, una bella soddisfazione. Ci provo, ci l'anno provo. Scorso nella sua Atri, dove è arrivato nei primi 10 assoluti, ottavo con l'esattezza. Alberico, domenica saremo tutti quanti da Febo Venturino, da Francesca, ovviamente con tutto il rispetto per Franco, ma Venturino e Francesca sono proprio i papà, i genitori proprio della, non solo di questa manifestazione, ma del Marathon Club Soggeda Manoppello. Beh, Venturino insomma per me rappresenta da quando l'ho conosciuto, lui c'ha dentro proprio, sembra che c'ha 20 anni. Mentre noi siamo qua a fare questa intervista, lui sta già lavorando a fare i pacchi gara. Quindi avere un personaggio del genere nel mondo dello sport, che è sempre disponibile anche verso tutti gli altri, non può che far del bene a questo sport, diciamo. Possiamo dire che forse, Alberico, tu che sei stato quasi sempre presente, una delle più genuine in assoluto come manifestazione, la più... Ma sicuramente sì, perché la gara, noi parliamo della gara, della competizione, ma devo dire che a Santa Maria Rabona oggi la presenza del gruppo Alpini lo testimonia in maniera ancora più forte. E vediamo la partenza probabilmente della passata edizione. Sì, della passata edizione. C'è molto di più, a partire dal primo tempo con i bambini e finire il terzo tempo, che penso sia veramente il più bello di tutto quello che abbiamo in Abruzzo. Sì, diciamo che c'è anche l'associazione, voi vi ricordate anche l'anno scorso Orizzonte di Francavilla, quindi certo. Si fa un po' del sociale. Oltre, grazie agli Alpini, riusciamo a fare, forse, non so se a tutte le gare, avere un primo, un secondo, quindi quasi una cena completa. Avere ogni categoria 10 premi, cioè, penso che tutte le altre gare si fermano a 5. Sì, sì. A 5 possiamo premi. Dire che tutti gli atleti sono quasi tutti premiati, anche perché chi non viene premiato, vedo ogni tanto qualcuno passare dietro al palco, dietro che vanno... Diciamo tutto a ritirare ciò. Ritirare il premio del 12esimo, 13esimo, 14esimo. Tutto allora. Ciò ci crea un po' di sacrifici, però lo facciamo con piacere, perché la nostra è un'associazione, quindi ci piace che chi viene a correre a Santa Maria rimane contento e ci ritorna l'anno successivo. Più di quello che facciamo non possiamo fare. Tra l'altro, fare, quindi... Franco, a parte la gara, che è un evento importante oramai, si è suggellato proprio nel nostro calendario, siete anche molto sempre più presenti nelle gare, sì, sempre sì. più atleti, uno spirito che si contagia non solo il 29 di aprile come quest'anno, ma praticamente tutto l'anno. Diciamo, il nostro gruppo non si vede tanto in queste gare corte, perché abbiamo un gruppo che fanno trail e sono una decina di persone, poi abbiamo il gruppo degli ultramaratoneti, che è gente che insomma fare una 10 km lavora, lavora. Diciamo, preferisce e corre fuori regione, però stiamo crescendo anche all'interno di, diciamo, delle gare, diciamo, dei due circuiti di Corri l'Abruzzo, perché alla fine quando la gara è bella uno va a correre dove gli piace, insomma, è sempre l'atleta che decide dove andare a correre, quindi ben venga, insomma, che ci sono sempre più atleti che ci seguono, lo spirito è sempre uguale di far divertire anche gli altri e di cercare di fare di più, sempre di più, insomma. Posso fare la domanda tecnica? Che mi chiedono in tanti, percorso confermato quello dello scorso uguale, anno? Tutto uguale allo scorso tutto anno. È chiaro che questa è una 12 km piatta, abbastanza dura, però è una gara molto ma molto bella e tecnica, quindi diciamo che chi viene e vi assicuro fa una che grande qualche gara. Salita dura è stata anche tolta, perché io ricordo... fa una grande gara che vale quasi una 15 km, mettiamola così. Dove un certo atleta che andava forte quei tempi, un certo Flavio Di Bartolomeo, alla fine della salita parcheggiò e disse vai, per quante salite c'erano anche prima. Ce n'è una micidiale, quindi. Forse anche più.
capogruppo degli Alpini, allora preparate per quante persone, Paolo? Allora, stasera dovremo fare la riunione con Venturino. Riunione tecnica. Riunione tecnica per quanto riguarda proprio la parte del vettovagliamento, chiamiamolo così, per quanto riguarda il mangiare. Dalle indicazioni che mi ha dato anche Franco, oggi dovrebbero essere tra i 350 e le 400 persone, compresi chi corre, i parenti, queste persone qua. Però, poi quando si mangia siamo sempre... Sicuramente sì, perché ogni tanto noi facevamo sempre un conto per, che ne so, per 200 ne arrivavamo a 250, quindi adesso ci stiamo sempre programmando in maniera tale che se mi dà 400 io faccio per 450, poi se avanza qualcosa... Alla fine verrà sicuramente consumato, quindi... Forse anche meglio per voi, fatta di sé, di pomeriggio, così possiamo... Non cambia, anzi, noi avremmo preferito più la mattina perché secondo me rimangono più persone, diciamo, forse, per il pranzo. Adesso io non so per la sera perché è la prima volta che la facciamo, che la facciamo di sera, e quindi vediamo un pochettino comando, tanto... Dicevo prima il fascino della piuma, in Abruzzo sono stati due raduni nazionali a Pescara nel 30 anni fa circa, 89. Nell'89, lo ricordo come se fosse adesso, e poi l'Aquila nel 2015. È un fascino molto molto particolare, siete forse dei gruppi... Ma noi siamo sicuramente l'associazione d'arma con più iscritti all'interno delle associazioni d'arma a livello nazionale. Corpo degli Alpini, diciamo, ha una grossa presenza sul territorio abruzzese perché molti abruzzesi sono andati a fare l'alpino, non tanto all'Aquila, ma quanto nel Friuli. Ma tant'è che poi molti che non sono alpini si iscrivono allo stesso, all'associazione. Certo, perché è un ambiente, diciamo, molto cordiale, diciamo così. Quindi chi vive nel gruppo, anche Franco stesso, è uno degli ultimi iscritti, l'abbiamo preso di forza e messo dentro. E si iscrivono, abbiamo i cosiddetti simpatizzanti o amici degli aggregati. No, che a volte sono più. Sono quelli che più poi danno più, loro. Io, esatto, c'ho uno sono zio, quelli lo saluto, che danno più, che... più spinta a certe cose, sì. Certo. Sono quelli che si attaccano un pochettino più agli non impegni. Non si perde un raduno. Sì. È una cosa che porta 500.000 persone. Il prossimo sarà a Trento. A Trento. Tra quando? Quindi 13, 14 e 15. Ah, è arrivato. Se non ho sbagliato le date, venerdì, sabato e domenica. Trento, gli Alpini. Vabbè, Trento è una città che si presta, esatto, molto bene a questa, certo, cosa. Qua. Molto più di Messina, per dire. Ma a Messina c'è stato anche un raduno nel 2001 a Catania, quindi ci sono anche gli Alpini siciliani. Certo. Bene, bene, allora sicuramente ne saremo in tanti domenica sera, perché anche perché Franco poi non finisce lì. No, non finisce lì. Anzi, possiamo dire che lì è l'inizio. Vabbè, so che avete preparato anche tutti. Sì, vabbè, a parte che vengono anche... Gli autisti ci saranno poi? Gli autisti? Gli autisti, il pullman forse. Gli autisti per riportarli. Vediamo. Il pernottamento. Ci sono anche il gruppo delle ciaramelle, Zampogne e ciaramelle d'Abruzzo, che porterà anche un coro che canteranno canzoni abruzzesi, quindi c'è anche un dopogara, diciamo, che è quello che noi ci teniamo un allieteranno po'. Allieteranno la cena, quindi. Sì, allieteranno. Bellissimo. La cena, quindi è una cosa, speriamo che riesca tutto. Marcello, mentre noi ci stiamo divertendo, tu sei arrivato ormai, no? Sì, preparazione mentale. No, sei arrivato alla Milano-Sanremo per quando arriva la gara? No. Non sei arrivato. 295. 285, sì. Che ricordiamo, Fabrizio Samuele l'anno scorso fu il migliore degli abruzzesi. A proposito, Alberico, cogliamo l'occasione per salutarlo. Un saluto. Sappiamo che ha avuto un problema tecnico, definiamolo, alla gara di Seregno, alla 100 km, sì, che a te sta tanto a cuore, che ricordi? A me sta tanto a cuore. Che sì, ti è sì. Successo? Che cosa è successo a te quella gara? Un titolo italiano che abbiamo festeggiato proprio nei nostri studi a suon di inno nazionale. Beh, sappiamo che Fabrizio è tornato, pare che stia, sì, che la paura sia passata, e lo ricordiamo, l'anno scorso fu il migliore abruzzese, se non sbaglio quinto, mi sembra, nella classifica. Due anni fa, se ricordo bene. Alberico, tu ricordi un anno e mezzo fa, attorno alle feste di Natale, facemmo uno speciale a San Valentino. Come no? Degli ultra, dei maratoneti, una festa molto particolare. I runners. E lui parlava di far iniziare Esmeralda a gareggiare anche nelle lunghe distanze, e già è riuscita addirittura Esmeralda a fare ben quattro maratoni con l'esordio, sì, ad Atene. Esatto, Bruxelles, esatto, poi Roma e Terni,
Atene, Bruxelles, Roma e Terni. La prossima deve essere quella di Pescara a sto punto. Eh sì, sicuramente. Che tra l'altro lei ha portato proprio i colori della maratona di Pescara ad Atene. Abbiamo corso con la maglia della maratona di Pescara insieme. Sì, sì. Niente, io volevo augurare anche a Fabrizio una buona guarigione, perché dovevamo stare insieme e purtroppo è successo quello che è successo. Cercherò anche di portare il suo spirito dentro di me. Certamente, devi correre anche per lui. Certo, sicuramente. Anche perché deve tornare pimpante anche per organizzare altre gare in Abruzzo, oltre alla gara che organizza a Città Sant'Angelo. L'anno scorso ha organizzato una 6 ore a Montesilvano. A proposito di 6 ore, il 30 di giugno... Banzi. Non puoi mancare, certo, campionato italiano, faremo tanti proseliti, tanti abruzzesi come sempre, d'altronde Alberico, come tu sai, certo, sei già stato. Molti sono gli abruzzesi che partecipano. Valerio, per te, come dicevamo prima, è presto ancora per parlarne. Come nasce questo corso e quando si inizia? È nato 6 anni fa il 6° corso di atletica che spera di crescere negli anni, quindi quest'anno si ripropone con le date che vanno dal 4 maggio al 31 di agosto. Il costo è di 20 euro, comprende la tessera, l'utilizzo dell'impianto sportivo, il materiale tecnico e anche la maglia ufficiale. E in più anche l'attestato finale. E poi si fa in una pista di atletica in altura, tra l'altro. Quindi è anche un vantaggio. Sono circa 500 metri. Dai, di più, no? Non sembrerebbe, però sono circa 500 metri, ma il contesto sembra proprio veramente all'interno. È proprio vero che a Fara San Martino c'è aria e acqua buona, perché non solo la pasta, ma anche atleti. Credo proprio di livello, sì. Quindi l'anno scorso ad Atria ha vinto Giovannangelo, quindi hanno atleti di livello. Giusto. Che è il presidente. Il nostro presidente. Che l'anno scorso la mattina organizzò la gara a Fara San Martino. E poi ha corso lì. E ha vinto pure da noi, quindi è veramente formidabile anche lui, quindi i bambini li saprà anche lui indirizzare bene sicuramente. Ma poi quando i bambini corrono insieme a dei campioni, a persone che è tutto più facile. Poi una pista lassù dove nessuno vi dà fastidio, non ci sarà sicuramente smog, rumore. Abbiamo fissato l'orario alle ore 18, perché anche nelle giornate torride d'estate il sole si nasconde proprio dietro alle montagne, per cui dalle 17:30 lì praticamente le temperature sono accessibili, si abbattono e quindi si sta bene. Sono più felici i genitori che vengono a passeggiare. Avete capito perché viveva forte? Andava forte adesso, quando era ragazzo. Piano piano scopriremo i segreti. Ad Atria è difficile che si copri il sole alle 6 di pomeriggio. Anche se lì, pure lì volendo si può correre. Sì, però anche lì il sole batte ad Atria, quindi anche se siamo anche noi a circa 400 metri di altezza, però... Quest'anno ti devi migliorare ad Atria. Sì, spero di migliorare un bel po'. Nei primi 5, dai, anche perché sei giovanissimo. Sì, quest'anno proverò. Dipende poi chi verrà, però... Stai crescendo bene, dai. Un ragazzo molto, molto gettonato, anche perché corre con due società addirittura. Assolutamente, infatti. Peccato che non ne può correre con una terza, se no. Ma come mai ti è scappato, Alberico? Mi è scappato perché è troppo veloce. Prima o poi farà tappa anche da noi, dai. Dalla Fantini Lili. Alberico, con Franco prima di entrare parlavamo anche della 50 km che come sempre ci sarà l'ultima domenica di luglio. 4 edizioni ha organizzato lui, in precedenza ce n'erano state altre 4. Di Aurelio Michelangeli, che è sempre uno della WISP, diciamo, che adesso sta facendo i trial, quindi park trial. C'ho già 50 iscritti, quindi già c'ho di sicuro Alberico, Minnici, assolutamente sì. Marco Alberico, che è il vincitore delle ultime due edizioni, dico bene? Non so se ritorna Nicolina Sustic, ogni tanto ci sentiamo, chattiamo insieme, però mo vediamo. A proposito, ma Marcello, anni fa la gara fece parte della selezione per la maglia azzurra. Come mai ti ritrovasti tra tre donne che lottavano per le prime posizioni, per la maglia azzurra? Due di loro conquistavano la maglia e la terza no. Sì, mi ricordo bene questo fatto perché... Perché? Che è successo? La prima
non so se si può fare il nome, d'altro modo. Era Noemi Gizzi seguita da Cristina Zandedeschi e c'era Monica Casiraghi al terzo posto. E tu che ci facevi lì in mezzo? Non so, mi ci sono ritrovato. In pratica mi ricordo che vidi per la prima volta una donna urinare mentre correva. Non diciamo il nome, dai. Potevamo evitare anche il particolare. è una cosa che non si vede tutti casualmente i giorni. Lui si è trovato, no? Già fare quello, già io ho visto di peggio, pertanto andiamo avanti. Allora, Franco, tutti quanti il 29 aprile è alla 21esima scarpinata delle Abbazie. Voglio ricordare che anche Memorial Sauro Lullo, un ragazzo che ha perso la vita in che la moglie tre anni fa fece un discorso da commuovere il primo anno è stato commovente, insomma, il tutto, quindi specifichiamo, Franco, che alle 4:30 è proprio l'orario di partenza di competitiva e non competitiva, i bambini subito dopo i bambini. Chiaramente voglio ringraziare la WISP che ci sta sempre vicini in qualsiasi nostra iniziativa, quindi dobbiamo elogiare anche la WISP in questa gara. E che dire, insomma, ci sarà anche oltre alla gara, come abbiamo detto, un bel dopogara. Mi chiede se tornerà a casa anche questa volta con il pane di alto livello. Il pane di Prato d'Anzidoni ormai, quindi è confermato, arriverà anche quello. Quello che ci porta il pane, che mangerà probabilmente il giorno dagli alpini, poi consegnerà il pane e se ne ritornerà, all'Aquila. Quindi un passo in più. Lui vuol sapere quante c'è ancora il pane, eccetera. Io invece voglio sapere, negli anni passati, quanti ne hai visti che non potevano tornare a casa con la loro macchina? Ma diciamo che pochi, perché te ne sei andato prima. Lui è abituato ai raduni degli alpini, dai. No, vabbè, degli alpini. Ah, già lui è un alpino, giustamente. Si dice che l'alpino gli piace brindare in compagnia. All'alpino no? Piace il vino. Però, come si dice, anche nella corsa, nel dopocorsa qualcuno, però alla fine sono tutti quanti tornati a casa con le proprie gambe, diciamo così, sono seduti in macchina e sono tornati a casa. Poi se hanno trovato la polizia dopo, questo non trovo. Io cerco sempre di scappare un attimo in anticipo e quando vado via... Prima che arriva Granchelli con la cassetta del pronto soccorso. Sì, con le grappe. Con le grappe. Una manifestazione, dico... No, io con un cuore d'oro proprio. Volevo fare un piccolo appunto per Franco. Se riusciamo, ti facciamo la ripresa con i droni, come quello che ti ho detto. Questo sarebbe Noi l'anno scorso l'abbiamo già fatto. Io ce l'ho la ripresa della corsa di un pezzo fatto col drone. Era una cosa sperimentale perché io collaboro con una società di droni professionisti. Per prevenire gli incendi, soprattutto. Lavoriamo anche con la protezione civile e ci occupiamo di droni, però anche professionalmente lavoriamo. Però questa cosa qua abbiamo detto, proviamo a fare una ripresa della corsa dall'alto e vediamo un pochettino, chi la vuole vedere la corsa vista dall'alto ha un pochettino una prospettiva diversa, perché riesce a vedere anche un pochettino non solo se stesso ma anche gli altri corridori presenti sulla cosa. Nei 12 km i piloti saranno due, quindi che si metteranno in alcuni posti, siccome il drone purtroppo ha dei vincoli legati allo spazio aereo, ha bisogno di alcune autorizzazioni che adesso stiamo vedendo un pochettino. Stasera penso ci sarà anche il nostro Fabio, e vediamo un pochettino se riusciamo a farvi questa cosa qua. Bene, vediamo. Marcello, tu oltre a gareggiare organizzi pure ogni tanto qualche manifestazione, l'ultima c'è stata il Sabato Santo. Sabato Santo, sì, a Valle Giumentina. Non c'era la neve quest'anno? No. Altri anni? Ma... Comunque non è stata una bella giornata, perché faceva freschino. Una giornata da lupi, faceva freschino, non c'era neve ma faceva freschino. Tu fai come Franco, che la fa sul Gran Sasso, ma la fa a luglio e sicuramente non fa freddo. Vai a fare un periodo che giustamente che fa Il Sabato Santo, quindi può capitare in qualsiasi data. Comunque sia, ritornando al tempo, volevo precisare che domenica scorsa ho partecipato alla Bologna-Firenze, è stata caratterizzata proprio dai precedenti due giorni, ha piovuto, grandine. Qui vediamo le immagini. Quindi sì, questa è la partenza.
e quindi il fango là è un terreno molto, molto argilloso, e quindi si può immaginare come si poteva correre sul terreno argilloso tutto bagnato. 125 km. 125 km. 2,85 la prossima è la Milano-Sanremo. Alberico, come non si ferma qui? Perché tutto ciò è in preparazione della Sparta, Atene Sparta, di circa 500 km. 495 km. Andata e ritorno, che se non sbaglio lo scorso anno ha vinto proprio Marco Bonfiglio. Sì, 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 Marco Bonfiglio. Una grandissima prestazione. Ha vinto l'anno scorso, sì. In una gara veramente massacrata. E dicevo, molto pericolosa, non tanto per. Per la tempi fatica. Da lupi, lì non ci sono i lupi, ma ci sono i cani randagi. Sono i cani randagi. Infatti, ho letto qualche recensione. Sì, che sono molto, molto presenti in questa gara. Marcello, ma cosa ti spinge ad affrontare delle sfide così estreme? Ma te l'avranno chiesto in tanti. Io te lo voglio chiedere proprio a nome di. Se te lo chiede lui, figuriamoci che dobbiamo cioè, dire. Qual è la motivazione che ti porta veramente ad un'impresa del genere? Ma niente, la passione per questo sport e poi la ricerca di vedere dove si arriva, per cercare di vedere dove i propri limiti. Sì. Valerio, tu 495 km impiegherai un mese per. Penso di più. Neanche in bicicletta. Ricordiamo allora questo corso che inizia a Fara San Martino. 4 di maggio. 4 di maggio, già ci sono tantissimi ragazzi. Ci sono tanti bambini che. Figuriamoci sì. Dopo. A tale proposito voglio fare un ringraziamento all'Istituto Comprensivo di Palena e Torricella che veramente partecipa. Valerio, tra i tanti ragazzi che corrono che vanno benissimo ce n'è una che conosciamo in modo particolare, una certa Erika. Una nostra amica, eh? Che saluto. La figlia del nostro Alberico e Anna Michele. Prossimo impegno importante per te? Adesso domani c'è la gara di Roseto, speriamo di partire. Come di partire? Tu quando corri alla minima difficoltà pensa ai 495 km che deve fare Marcello e per te una gara di 10 km diventa come andare a prendere una volata. Una volata. Alberico, diamo l'appuntamento la settimana prossima? Assolutamente sì. Ci fanno cenno che dobbiamo chiudere, ringraziamo Maurizio e Silvia alla regia, l'appuntamento. E per domenica Santa Maria Rabona. E domenica Santa Maria. Buona serata a tutti, grazie. Le nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà. Song ever. It was your best song.